risolvere il seguente sistema di equazioni differenziali del primo ordine: y con 1' uguale 2y con 1 più y con 2, y con 2' uguale 2y con 2. Stiamo proseguendo e continuando a risolvere sistemi di equazioni differenziali, come detto dal titolo, del primo ordine, lineari, omogenei a coefficienti costanti. Questo è tratto da un esercizio che mi è proposto uno studente, lo stesso studente che mi propose un sabato un esercizio sempre riguardanti sistemi differenziali, dove il caso era quello degli autovalori reali distinti. Questo è il caso invece degli autovalori reali coincidenti. Facoltà di Ingegneria Informatica, Università di Catania. Abbiamo già risolto uno così, come al solito scriviamocelo qui, non ci sono le condizioni iniziali, scriviamocelo in forma di matriciale, y con 2' è uguale a 2102 y con 2. Vi ricordo che in questo caso possiamo tranquillamente direttamente utilizzare la seguente soluzione, secondo cui y di t, che è y con 2 di t, è pari a elevato t per a, matrice esponenziale, per c, c con 1, c con 2. Quindi sarà sufficiente, e si fa velocemente, calcolare la matrice esponenziale e avremo la soluzione. Qui ovviamente al variare di c con 1, c con 2 appartenente reale, perché non ci sono le condizioni, non ci vengono assegnate le condizioni iniziali. Chi è la matrice esponenziale? Nel caso in cui, vi ricordo, e lo facciamo, ci calcoliamo, per prima cosa bisogna calcolarsi il polinomio caratteristico, che, ve lo ricordo, in questo caso è un 2 meno lambda, 1, 0 e 2 meno lambda, ma dal momento che il prodotto degli elementi che compongono la diagonale secondaria è 0, 2 meno lambda per 2 meno lambda è un 2 meno lambda al quadrato. Quindi, eguagliando a 0 il polinomio caratteristico, e quindi trovando l'equazione caratteristica la cui soluzione sono lambda uguale 2, troviamo che lambda con 1, 2 è uguale a 2, autovalori reali e coincidenti, di molteplicità algebrica pari a 2, lambda uguale 2. Cosa conviene fare? Conviene utilizzare questa formula, secondo cui e elevato a per t, ve lo ricordo, è d, che moltiplica i con 2 più nt, dove vi ricordo questo non è altro che d, questo è uguale a d, ovvero e elevato a 2t, 0 elevato a 2t, che moltiplica che cosa? 1 0 0 1, che è i con 2, la matrice identità, più, vediamo chi è n. Vi ricordo che n è, nei casi dei sistemi 2x2, una matrice nilpotente sempre di ordine 2, dove n non è altro che in questo caso proprio a meno lambda i, cioè in questo caso n è a meno 2i, cioè è un, guardate, 2 meno 2 è 0, 1, 0, 0. E quindi, siccome n quadro è 0, 0, 0, 0, si va a dimostrare come n è nilpotente di ordine 2. E quindi, moltiplicando per t, visto che qui c'è nt, nt sarà 0t, 0, 0. Se sommiamo i con 2 con nt, otteniamo che questo è ancora uguale, guardate, a elevato 2t, 0, 0 elevato 2t, per 1 più 0, 1, 0 più tt, 0 più 0, 0, 1 più 0, 1, 1, t, 0, 1. Andiamo a fare soprattutto righe per colonne e abbiamo già trovato e finito, terminato l'esercizio, la matrice esponenziale. Quindi, se volete, possiamo anche utilizzare l'altra tecnica, giusto per vedere se è giusto come abbiamo fatto, perché se anche con l'altra tecnica ci viene così, la soluzione ovviamente sarà giusto. E alla 2t per 1 e alla 2t, 0 per 0, 0, e alla 2t è il primo elemento di e elevato al con t. Poi abbiamo un e alla 2t per t, che è un t alla 2t, 0 per 1, 0, quindi abbiamo un t elevato 2t, 0 per 1 0, e la 2t per 0 è tutto quanto 0, 0 per t 0, e la 2t per 1 1 e la 2t. In pratica la matrice esponenziale è la 2t, t e la 2t, 0 e la 2t. Se la mettiamo lì, otteniamo in definitiva che, mettiamo la soluzione qua, vedete quanto è facile calcolare la matrice esponenziale per sistemi 2x2. Io vi consiglio di utilizzare questo modo qua, ragazzi. È sempre bene avere uno spartito nelle risoluzioni. y con 2 di t, che è la nostra y di t, sarà allora e alla 2t, t e alla 2t, 0 e alla 2t, per c con 1, c con 2. Eseguiamo questo banale prodotto righe per colonne, avremo ovviamente due soluzioni, y con 1 di t, y con 2 di t, al variare di c con 1, c con 2, con c con 1, c con 2 ovviamente costanti reali.
E quindi abbiamo che y con v di t sarà un c con u, è un c con 1 e alla 2t più c con 2t e alla 2t, e ce lo scriviamo qua, no? Quindi avremo un c con 1 e alla 2t più c con 2t e alla 2t. Volendo, raccogliendo fatto con 1 e alla 2t, potremmo scrivere c con 1 più c con 2t, tutto quanto che moltiplica alla 2t. 0 per c con 1 e c con 2 è la 2t, e invece è la seconda, quindi y con 2t e c con 2 è la 2t. Verifichiamo questa soluzione, visto che abbiamo tempo, con l'altro metodo, che consiste in pratica, dopo aver calcolato l'autovalore, lambda uguale 2, che è un non regolare, perché la molteplicità algebrica è 2 e vedremo la geometrica è 1, quindi abbiamo che la matrice non è diagonalizzabile, andiamo a calcolare l'autovettore in più, quello generalizzato. In pratica, calcoliamo il ker di a meno 2i, per v, v a coordinate x, y, che in questo caso sarà un 0 per x 0, quindi y uguale 0 e 0 uguale 0, che vuol dire in pratica y è 0 e x è x. Posto x uguale ad alfa, x è alfa, y è 0. Quindi in pratica possiamo dire che, alla cancello qua sopra, v con 1, il primo dei due autovettori, quello corrispondente all'autovalore lambda uguale 2, è appunto alfa 0. V con 1 è alfa moltiplica 1, 0, per esempio, no? Posto alfa uguale 1 potrebbe essere 1, 0. Ed è che appunto la dimensione dell'autospazio è 1, ovvero la molteplicità geometrica è 1 contro il 2, che è quello della il numero della molteplicità algebrica. E allora che facciamo? Si calcola il ker di a meno 2i per v con 1, cioè si riscrive sul sistema che ho scritto, che era y uguale 0 e 0 uguale 0, allora scrivere y uguale ad alfa è sempre 0 uguale 0, cioè y stavolta non è più 0 ma è alfa, x che è sempre x, stavolta posto x uguale beta, per esempio, con beta valore reale ovviamente sempre diverso da 0, la soluzione chi sarà? Sarà beta alfa, che spezzata in due diventa un beta 0 più 0 alfa, cioè beta che moltiplica 1 0 più alfa che moltiplica 0 1. Quindi in pratica v con 2 lo possiamo scrivere come, ad esempio, beta che moltiplica 0 1. Quindi 1 0 0 1 è la cosiddetta matrice chiamata risolvente, quella composta nelle colonne dai due autovettori, di cui uno è quello generalizzato. E allora, fatto questo, scriviamoci la nostra formula alternativa, qualora non si volesse calcolare e non si fosse fatta la matrice esponenziale. Abbiamo che y di t, ovvero y con 1 di t e y con 2 di t, vale, in questo caso c con 1, ve lo ricordo, elevato a lambda con 1 t per v con 1, più c con 2 elevato a lambda 2 t, ma in questi casi, ve lo ricordo, nel caso di questa formula, lambda 1 e lambda 2 sono gli stessi, sempre in questo caso 2, che moltiplica t v con 1 più v con 2, ovvero in questo caso scriveremo c con 1 per 1, 0 per e elevato a 2t, più c con 2 sempre per elevato a 2t, che moltiplica t 1, 0 più 0, 1. Vediamo. Scriviamo la soluzione che è, guardate. Allora, vediamo chi è y con 1 di t e poi y con 2 di t. Y con 2 di t sarà c con 1 per 1 per la 2t e un c con 1 per la 2t, più c con 2 la 2t, per t per 1 è un c con, più c con 2t e la 2t, poi abbiamo però 0, quindi abbiamo un c con 2 la 2t per 0 è 0, poi abbiamo un c con 1 per 0 per la 2t è 0, c con 2 la 2t per t è 0, rimane solamente un c con 2 e la 2t. Guardate un po'. È proprio quello che abbiamo ottenuto qui. Anche questa tecnica è velocissima. Ricordatevelo. Ciao a tutti.